naturalmente il presidente non è soddisfatto naturalmente del risultato. Per prima cosa non facciamo domanda, facciamo dire qualcosa a lui, vediamo cosa vuole dire, perché c'è un po' di agitazione per questo 1-1. C'è agitazione, siamo un po' rammaricati perché il Brancaleone al 95esimo su un calcio di punizione, un bellissimo calcio di punizione, bisogna dire la verità, all'ultimo minuto, senza aver fatto in 90 minuti niente. Era l'87esimo, ha fatto beccato su un calcio di punizione che secondo me non era inesistente, inventato dall'arbitro, ma non per fare critiche nell'arbitraggio di oggi, vergognoso, scandaloso, forse sicuramente buono per il campionato, perché anziché giocare contro gli avversari giochiamo anche con la terna arbitrale, fermiamo il San Luca perché altrimenti se ne va da solo. Siamo stati, per dire la verità, sfortunati, perché nel primo tempo meritavamo di vincere almeno 2-3-0. Il Brancaleone non ha fatto un tiro in porta, ha fatto soltanto all'87esimo un tiro, una punizione inventata dall'arbitro, 1-1, peccato. Comunque la squadra oggi non è girata come nelle altre prestazioni, ci sta il calo fisiologico, naturalmente non è che si può vincere tutte le partite, dispiace per noi, dispiace per la squadra, dispiace per il pubblico, oggi è corso numerosissimo, ma ho visto anche dall'inizio anche il pubblico un po' sottotono, non solo la squadra, non so perché, forse era la giornata storta per tutti, va. Una volta parlavamo, se ben ti ricordi, ti dicevo, la Juventus del Sud ha fatto la stessa cosa che ha fatto la Juventus ieri. Vabbè, ma noi non facciamo gare con le altre squadre, noi mettiamo tra virgolette. Allora, oggi meritavamo di vincere sicuramente, questo sono sicuro, però devo dire che la squadra oggi non ha girato come le altre volte, oggi non ha dato quello che doveva dare. Nel primo tempo ha fatto qualcosa in più, perché è stato bravissimo il suo portiere a salvare in due occasioni, potevamo fare benissimo il 2-0, l'arbitro ci ha messo del suo, io generalmente non parlo mai contro gli arbitri. Però oggi l'arbitro ha girato a senso unico a favore del Brancaleone, a favore del campionato, diciamo, perché altrimenti oggi, se il San Luca avesse vinto, cominciava a essere un po' pesante per gli altri. Però pazienza, noi ci rimbocchiamo le maniche, ripartiremo la prossima settimana e facciamo quello che sapevamo, cerchiamo di fare quello che sapevamo fare fino all'altro giorno. Comunque c'è stato veramente un calo che, ecco, lei parlava di psicologia. Pronto, si sente? Certo, stiamo seguendo. Vai. Ecco, sì, no, perché pensavo che fosse caduta la linea. Stavo dicendo al presidente, abbiamo visto una squadra che sicuramente nel primo tempo meritava anche il 3-0. Poi, piano piano, è calata. Dal punto di lei parlava di psicologia, ma non è che ci sia anche qualcosa di atletico. E poi abbiamo visto un centrocampo che era tutto un altro discorso rispetto alle altre partite. Che cosa è dovuto? Il calo fisiologico ci sta, una partita può andare male, non si discute, è andato male purtroppo per noi, peccato, all'87esimo ci si rimane un po' più male, perché un calcio di punizione, bellissima l'esecuzione che è entrato in quel momento, Marino, che ci sorprende sempre con questi calci, un oro gol, bellissimo. Sono stati anche fortunatissimi, non solo nel gol, perché ha preso la traversa e è andato dentro, come poteva essere pure fuori. Noi abbiamo preso una traversa con Antonio Pelle per questione di millimetri. Non... Volevo anche usare Pelle, il migliore in campo del San Luca. Sì, è un po' più sopra degli altri. Aveva sfiorato il 2-0, lo 2-0 per il San Luca. Avrebbe chiuso la partita, perché il Brancaleone, bisogna dire la verità, è venuto qua per prendere il pareggio, è riuscito alla fine, quello che conta è il risultato, complimenti al Brancaleone. Quindi penso che ci dovrebbe essere una partita che al San Luca deve dare solo insegnamenti per il proseguo del campionato, perché effettivamente bisogna rimanere sempre ben saldi con i piedi per terra. Ma lo sto predicando tutte le domeniche, io ho detto che non eravamo né la favorita fino all'altro ieri né oggi. Noi cerchiamo le nostre partite, sicuramente il mister Panarello in settimana lavorerà e cercherà di correggere quello che non ha funzionato oggi. Il mister è bravo in questo, lo sa fare, noi confidiamo in lui. Niente, la giornata che è andata un po' storta, però ricordiamoci, giocavamo col Brancaleone secondo in classifica, poi non bisogna il pareggio, anche se in casa, anche se è maturato come è maturato, è sempre uno scontro diretto, per noi va bene così,
cerchiamo questo pareggio. Ma questo turnover che c'è stato, visto che non possiamo parlare dal punto di vista tecnico, perché il mister non lo so se è in silenzio stampa, non lo so, ecco, allora perché è stato cambiato, c'è stato proprio un turnover per le partite, ecco, è cambiato un po' totalmente la squadra. Non lo so, io non entro in merito, il mister sa quello che fa, sicuramente oggi non era la giornata, non dipende, il pareggio non dipende sicuramente dal mister, non ha girato tutta la squadra, oggi non c'erano le condizioni per fare bene, questo non lo so, vediamo in settimana cosa ci dirà il mister, però non bisogna fare drammi, non abbiamo perso. Abbiamo pareggiato, abbiamo tenuto sempre a debita distanza il Brancaleone, poi domenica andiamo a giocarci un'altra partita, quella che verrà verrà, noi giochiamo sempre, cerchiamo la prossima partita di fare meglio di quella che abbiamo fatto oggi. Grazie a voi.